Ciao ragazzi e benvenuti nel mondo di Alvaro durante la quarantena. Bene, potevo farvi 14.000 drink, ma non ho voluto fare perché ho visto che nel web comunque sia venivano già fatti da miei colleghi professionisti bartender. E allora mi sono chiesto, ma durante la quarantena cos'è che avete veramente bisogno per fare drink? Ok, avete le bottiglie, non avete le bottiglie, andate a comprarli, mi raccomando, andate a fare la spesa se solamente se necessario. Tenete una distanza di sicurezza, lavatevi le mani, mettetevi la mascherina e i guanti. Questo lo sappiamo. Ma come vado a preparare i drink? Cioè, abbiamo visto che possiamo prendere come misurazione dei nostri prodotti alcolici magari una tazzina da caffè, come fa qualcuno. Bene, io voglio essere un po' più preciso perché questa strumentazione voi le avete già a casa e potete utilizzarla per fare i cocktail. Un cucchiaio da brodo, ok? Un cucchiaio da brodo, se è riempito con acqua e andiamo a misurarlo. Misura circa un cl, quindi ogni volta che noi andiamo a fare come dose, come porzionatura, un cucchiaio da brodo avremo un cl. Il cucchiaino da tè invece equivale a mezzo cl. Il cucchiaino da caffè equivale a un quarto di cucchiaino da brodo. E la matematica qua ci aiuta. Ogni 4 cucchiaini da caffè equivale a un cucchiaino da brodo. Bene, ripeto. Un cucchiaino da brodo, quello che ci si mangia la minestra per fare un esempio, equivale a 1 cl. Quindi se in ricetta leggo 4 cl, ci vorranno 4 cucchiaini da brodo. Bene, le nostre dosi per i nostri cocktail sono fatte. Andiamo avanti, vediamo come andare a fare altri strumenti per la preparazione dei nostri cocktail. Ci servirà uno shaker? Bene, possiamo utilizzare un barattolo di quelli delle conserve, tipo 4 stagioni della famosa marca per le confetture. Ci servirà un barattolo e due tappi. Perché due tappi? Perché a uno avrò fatto dei buchi, sull'altro invece sarà chiuso. Su quello chiuso lo userò per andare a shakerare gli ingredienti con il ghiaccio all'interno. Lo sostituirò con quello bucato per far uscire tutto il nostro drink, ma senza far uscire il ghiaccio. Quindi avremo un drink che in tecnica viene chiamata shake strain e andremo a fare proprio un filtraggio del ghiaccio. Bene, abbiamo il nostro shaker, abbiamo la nostra strumentazione per fare le dosi dei prodotti alcolici. Ci manca solo una cosa, il ghiaccio. Bene, il ghiaccio, se non abbiamo le formine per fare il ghiaccio, possiamo utilizzare dei bicchierini a caffè usa e getta, metterli e riempirli di acqua, metterli in congelatore. Una volta che sarà freddato, avremo il nostro cubetto di ghiaccio. Più il ghiaccio è grande, più il ghiaccio è spesso e più avremo un raffreddamento del drink e minor diluizione di acqua. Naturalmente, come possiamo vederlo, è un bel cubetto di ghiaccio, quindi meno li utilizziamo e più avremo diluizione di acqua. Più li utilizziamo, più avremo raffreddamento e meno diluizione. Vi faccio vedere appunto come shakerare con il ghiaccio e una volta che avrò inserito i prodotti alcolici e i prodotti analcolici all'interno, come li vado a filtrare. Il ghiaccio rimane all'interno, il drink esce e va nel bicchiere. Bene, appunto, bicchiere. I bicchieri magari non sono facili da reperire in questo momento. Come possiamo ovviare a questa cosa? I ceci. No, aspetta, i ceci. I ceci me li mangio, non è che li posso bere, frullare e farci il drink. Bene, una volta che abbiamo utilizzato il nostro barattolo di ceci o di fagioli, possiamo togliere la carta del prodotto, pulirlo bene, magari pulirlo con sapone, e utilizzarlo come bicchiere. Avremo un bicchiere differente per fare i nostri drink. È bello anche da utilizzare in estate quando siamo in giardino all'aperto e ci beviamo il nostro Moscow Mule. Con questo ragazzi vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, distanti ma uniti. Io resto.